nostri utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa. Oggi, mercoledì 19 settembre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud, che titola Fiat, confronto Monti, Marchionne, John Elkann, la famiglia è unita e dà pieno sostegno al manager. In alto, foto con richiamo Palmi, quartiere Pille nel degrado, allagamenti e strade dissestate. Lavori fermi nei cantieri. Andiamo all'interno di Gazzetta del Sud. Cercare una notizia che riguarda le ferrovie della Calabria. Ferrovie della Calabria, Fedele contesta la protesta mentre la CGIL critica l'assessore. Il titolare dei trasporti parla di sciopero selvaggio e interruzione di pubblico servizio. Il sindacato sollecita la discussione sulla vicenda in consiglio regionale. Andiamo invece alle notizie più strettamente collegate alla piana di Gioia Tauro. Quartiere Pille, degrado sotto la pioggia. Palmi, l'acquazzone ha aggravato i problemi dell'area già segnata da cantieri aperti e lavori lasciati a metà. Continua il calvario per i residenti, dura relazione della polizia locale, cedimenti strutturali e strade dissestate. Emanata un'ordinanza e ci sono due foto che indicano una voragine che si è aperta in una strada e gli allagamenti dopo un violento acquazzone. Palmi, dopo la pausa, si alza il sipario sul consiglio comunale. All'ordine del giorno il finanziamento per lo stadio e l'integrazione delle commissioni. Polistena, la filiale deve ancora aprire e già in cassa mazzate. Intimidazione, lesionate le vetrate blindate della nuova sede della banca di credito cooperativo. Melicucco scende polemiche dopo l'ultima seduta consiliare. Ancora botta e risposta tra maggioranza e opposizioni. Rosarno, premio Gio Petrosino alla Tripodi. Riconoscimento anche al sindaco di Monasterace, Carmela Lanzetta. Rizzicono i Laureana, allacci abusivi alla rete, scattano 4 arresti per furto di energia. Torniamo a parlare del porto di Gioia Tauro. Porto Med Center scopre le carte. Oggi doppia riunione per il piano di ristrutturazione aziendale che sarà valutato dal Ministero del Lavoro. Incontro alla regione per la zona speciale, a breve il comitato portuale. Infatti all'incontro di ieri sulla zona economica speciale hanno partecipato anche i tre sindaci della città del porto. Tarianova, suona la campanella tra scuole chiuse e traffico paralizzato, inizio dell'anno scolastico. Ancora Porto di Gioia, balletto della concessione, il PDL scuote il sindaco. Il gruppo consiliare a Gioia Tauro interviene sul caso che coinvolge la società Zen Marine. Rizziconi, l'Avis festeggia un impegno ventennale. Il 22 settembre la ricorrenza sarà celebrata con una manifestazione al municipio. A San Ferdinando, farmacie in ferie, ricette ai volontari. Prezioso servizio istituito da alcuni giovani. E passiamo alle notizie di Calabria Ora. Donna Coraggio rompe il muro del silenzio e fa arrestare il marito che violentava lei e la figlia. È successo a Sellia Marina. Non ci sono notizie che riguardino la piana in prima pagina, andiamo quindi all'interno. Zona economica speciale, il progetto si allarga e parliamo ovviamente del porto di Gioia. Ferrovie della Calabria, Fedele dice sciopero irresponsabile. L'assessore ha incontrato i sindacati del settore, pronte le linee guida del piano regionale. Siamo alle pagine della piana, Seminara, l'asilo negato ai bambini di Barretteri, il comune chiude la scuola, ma i genitori nessuno lo comunica. Oggi consiglio comunale straordinario per discutere della vicenda. Pagina dedicata alla disoccupazione dei laureati della Piana. Non mi rassegno a emigrare al nord, il mio posto è qui. Eva salta la macchia, ci racconta la storia di una giovane laureata palmese. Tutto
Tutti mi dicevano che sarebbe stato meglio andarmene, ma se ognuno di noi la pensasse così, è chiaro che qui non si farebbe altro che regredire. Io voglio quantomeno provarci e investire a casa mia. Oggi non è più valida la tesi per cui al nord il lavoro c'è, perché comunque quello che si trova non è quello per cui ci si prepara e si studia tanto. Sarò pure giovane, ma i titoli ce li ho e con tutti i rischi del caso io voglio restare. I dati sono 1570 i laureati disoccupati nella piana, prevalgono le donne. Quindi interessante questa intera pagina scritta dalla giornalista Saltalamacchia. Panama, chiesti 189 anni di carcere, requisitoria contro i 20 narcotrafficanti finiti in carcere nel giugno 2011. La sentenza, il ministero taglia i fondi, il TAR dice ha ragione Senas. Porto la cosmesi truccata, sequestrati 3.000 prodotti con marchi contraffatti. E infine una notizia di cronaca, furto d'elettricità, l'arma arresta 4 persone. 5 fronti, giudici di pace, ci appelleremo contro la chiusura. 5 fronti, l'arma di Cascarano è un atto di indirizzo del Consiglio Comunale. Rizziconi, Riccardo Anastasi è il nuovo segretario del Partito Democratico, nel direttivo ci sono Mazzù, Forestieri, Creazzo e Camuti. Città degli Ulivi, Stati Generali del Porto, Zampogni attacca Arlacchi e dice sindaci ignorati. Caos strisce blu, il comune va avanti, Macri dice è un abuso. Gioia Tauro, il gestore, il sindaco utilizza illegittimamente i nostri volontari. Il servizio era già stato sospeso in estate per un dissidio tra le parti. L'intervento dell'ex dirigente scolastico Vincenzo Muratore di Rosarno, la crisi economica è il frutto di una politica fallimentare. E infine, illuminazione in tilt, la tonnara è al buio. Siamo ovviamente a Palmi. Era questa l'ultima notizia di oggi, non è arrivata in redazione la copia del quotidiano della Calabria, speriamo di risolvere a breve questo problema e di riaverla domani nella nostra rassegna. Piana Stampa torna appunto domani alle 8.30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, l'augurio di una buona giornata.